Se c'è una lezione, a margine delle tante che l'emergenza coronavirus sta impartendo, è quella che serve uno Stato forte e snello. Così quanto sta accadendo in Italia per il virus Covid-19 diventa occasione per ribadire quanto sia importante l'autonomia regionale differenziata in sanità, ma rispettando i dettami della Costituzione. Concetti che il ministro per gli affari regionali, il vicegliese Francesco Boccia, rilancia da Barletta in occasione dell'incontro dedicato all'autonomia differenziata e a quel progetto che però non deve toccare la materia scolastica, anche se è la sanità in questi giorni di emergenza da coronavirus ad essere al centro delle attenzioni. Proprio le complessità che stiamo vivendo in questi giorni sul coronavirus ci ribadiscono un concetto, che serve uno Stato forte e snello. L'autonomia concepita da tutta la Costituzione nel suo insieme deve farci arrivare lì, e cioè con uno Stato forte e snello che in casi di emergenza nazionale dice una cosa e gli altri rispondono signor sì e la si fa in tempo reale, ma l'organizzazione poi dei servizi deve essere territoriale, perché è inutile, è impossibile pensare che da Roma si possa gestire un ospedale a Belluno o a Barletta, per citare la città straordinaria e bella in cui siamo oggi. E quindi autonomia che rafforza l'unità nazionale è un concetto che è già concepito nella nostra Costituzione. Certo, le complessità che stiamo vivendo con questa emergenza nazionale ci devono spingere a revisionare con intelligenza il quadro generale. Questo è uno sforzo che solo il Parlamento potrà fare, ecco perché io spingo da tempo affinché il Parlamento possa finalmente occuparsi di questi temi. Che il mondo della scuola non verrà toccato dal progetto di autonomia regionale differenziata lo ribadisce il consigliere regionale del Partito Democratico Ruggero Mennea tra gli ospiti dell'incontro promosso dall'Associazione dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome. Oggi siamo qui a ribadire, lo abbiamo fatto noi, adesso lo fa anche il ministro Boccia, che il progetto di autonomia differenziata alle regioni non toccherà la materia della scuola. La scuola non è oggetto di trattativa, non può esserci una scuola più forte e una più debole, così come non ci può essere una sanità più efficiente o meno efficiente. E anche sul tema delle infrastrutture noi abbiamo posto l'attenzione per sottolineare che il progetto di riforma dell'autonomia differenziata delle regioni non deve aumentare le differenze, ma deve rafforzare i diritti sociali, i diritti civili di tutti i cittadini, perché gli italiani devono avere la stessa opportunità di vivere in maniera dignitosa in tutti i luoghi del paese.